Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. E alla fine l'S lunga di Caprotti potrebbe parlare cinese. Come scrive Repubblica, nei giorni scorsi è arrivata un'offerta miliardaria per il gruppo dei supermercati da parte del colosso cinese dell'immobiliare e dell'energia Ida International Investment. Contrariamente a quanto scritto dal padre Bernardo Caprotti, che sappiamo è mancato nei mesi scorsi, nelle sue ultime volontà auspicava ad una vendita, ma la figlia Marina sembra oggi più orientata a tenere la proprietà e a continuare a gestire il gruppo in modo familiare. Intanto cosa ne pensa della scelta appunto della figlia? Non lo so io cosa ne posso pensare della scelta. Magari farà una scelta positiva, perché va bene. Poi non lo so. Trova che sia coraggioso oggi come oggi scegliere di mantenere una gestione familiare, anche se parliamo ovviamente di una famiglia molto importante. Certo. Va bene la sua scelta, che va avanti la sua scelta della famiglia. È una scelta di coraggiosa, ecco. Per me va bene. Per me, guardi, i cinesi a me, cioè, a me non ho fatto niente nessuno, però i cinesi tanto meno. Perciò anche se la comprano i cinesi, non credo che... Io sono un cliente dell'Esselunga, mi spiace per la pila di Caprotti, però non è che ci sia problema. Non trovo un problema, tanto ormai in Italia stiamo vendendo tutto, abbiamo i politici che sono tutti venduti, politici in partenza, tutti venduti, cominciare da quello che è uscito, ma adesso è rientrato ancora in grande velocità. Allora, sta parlando di Renzi? Sì. Io una volta ero di quelle parti, però non ero di Renzi. Ma io penso che, guardi, Marina ha fatto bene secondo me, cioè è una realtà italiana che ha decenni di attività e di clienti, quindi voglio dire, c'è la fiducia, c'è la qualità e tutto, quindi se continuasse così andrebbe bene per me. Pensi che in linea generale, dalle piccole alle grandi attività, gli imprenditori cinesi che hanno scelto l'Italia per i loro guadagni sono ormai tantissimi. Anche a Voghera, per esempio, le attività gestite dai cinesi sono sempre più numerose, no? La cosa la infastidisce oppure no? Ma a me non mi infastidisce, poi... se sarà il governo quello che deve sapere, quello che deve fare con questa gente qua, se va bene o non va bene, io non posso giudicare. Quindi a lei come cittadino non dà fastidio di entrare nei bar e trovare sempre più cinesi? No, a me non mi dà fastidio, a me va bene, va benissimo, non ho nessuna contrario su queste cose qua. Va bene che ci sono anche i cinesi, ci siano altra gente, l'importante è che l'economia va avanti. Che non va peggio come sta andando adesso. No, non mi fastidisce, perché io a parte sono stato 37 anni a Milano, allora ho lavorato e ho abitato 37 anni a Milano e le conoscevo benissimo, conoscevo tutti i ragazzi qui. Io ho sempre trovato della bravissima gente, bravissime persone, perciò quando uno mi rispetta così, poi se loro sono capaci, io vedo che tanti bar anche qui vicino ci sono dentro i cinesi, quando sono entrati i cinesi fanno più degli italiani, perciò non ci trovo niente di male. Se fosse gentile io li manderei subito al suo paese, ma dato che per me è brava gente. C'è tanta gente da mandare sul paese che il governo non lo capisce, ma ce ne accorgeremo quando verranno in Italia a comandarci. Ma guardi, da una parte mi fastidisce perché a quanto si dice in giro hanno privilegi per le tasse eccetera eccetera, quindi voglio dire, c'è un cittadino italiano, ma poi non è razzismo, è un ragionamento lucido.
Il cittadino italiano deve pagare valanghe di tasse, affitti, insegne, pateatici, cose varie. Loro non si sa come mai, sembrano che hanno più libertà di movimento, tutto qua. Quindi la infastidiscono le agevolazioni, ma non il fatto che loro siano qui a lavorare? No, finché lavorano e non fanno niente di male, pazienza. Cioè, nel senso, pazienza, va bene.